Benvenuti a Lanciano, siamo qui alla Fiera delle Campanelle e alla Festa del Giocattolo. Siamo con la signora Anna, che è una delle venditrici, una delle tante signore che hanno allestito le bancarelle oggi per la Festa di Sant'Egidio. Festa di Sant'Egidio che, ricordiamo, a Lanciano si celebra giorno prima, il 31 agosto. Diciamo che ogni anno cerco di portare qualcosa di nuovo, di cambiare un pochettino, per non fare sempre la solita campanella. Io non le realizzo, però me li faccio fare, diciamo, a mio gusto, e vado cercando sempre qualcosa di particolare e di diverso. Da quanti anni viene a questa fiera? Sono 15 anni che partecipo a questa fiera. Quindi è una delle veterane? Sì, diciamo di sì, anche se durante l'anno ne vendo abbastanza di campanelle. Lei quindi ha un negozio? Sì, ho un negozio qua vicino di souvenir, quindi le campanelle non me le faccio mai mancare. Perché è un articolo che va tutto l'anno? Sì, assolutamente sì, anche perché quando gli viene spiegata al pellegrino oppure al turista della campanella, tutti quanti cercano sta campanella e vogliono sapere il significato di questa campanella. Ecco, lei ai turisti che cosa dice? Beh, io dico che richiama un po', che è una vecchia tradizione, che richiama anche un po' la squilla che suona il 23 di dicembre. E loro rimangono contenti da questa cosa, insomma, dicono che è una tradizione molto bella e particolare. Che campanella ha portato? Maggiormente in vetro. Vetro dipinto. Lei, signora, che campana ha comprato? O non l'ha comprata? Mo sono arrivato e ancora compro una campana. Ma ha intenzione di comprare qualcosa? Sì, la campana sì. Perché? E per chi? Perché ha qua un dito di Lanciano, un ricordo. E io, per esempio, mo lei l'ha comprato, però io lo compro a lei, lo compro a mia nuora, devo comprare un giocattolino ai bimbi. Quindi è un'occasione per fare un regalino a tutta la famiglia? Sì, un pensierino, pochi sì, però un pensierino sì. Ecco, da quanti anni lei viene qui alla Festa di Sant'Egidio? Ho mancato 29 anni e sono 25 anni che sono ritornata a Lanciano. E viene tutti gli anni? Sì, no, questo sì. E io tengo anche vicino proprio, e abito qua vicino. E quali campanelle le piacciono? Sono tante. Oddio, le piace non va, solo il ricordo di tutti gli anni che teniamo questo, è stato affellato. Però non solo la campanella, però qua è la pignata, la sbroccolina con i buchini, un'altra sbroccolina che tiene un cilluccio così. Sono tante, di quelle mi piacciono più. Domani mattina trovo più quelle che mi piacciono a me, senza la Madonna. Ma quanto costano queste campanelle? No, queste campanelle stanno troppo care. Però poi domani mattina sta più cosa. Allora mi posso comprare una pignatella, che si cucineva le fasciulle sotto la giumonera. Mi posso comprare una broccoletta. Mi posso comprare un cicinello che tiene i buchini. Grazie. E mentre continuiamo il giro tra gli stand, ci guardiamo un'intervista a Mimmo Del Bello, lo storico Mimmo Del Bello, che ci spiega il perché di questa tradizione. Mimmo Del Bello, storico e cultore delle tradizioni lancianesi. Arriva la fine dell'estate e a Lanciano la festa delle campanelle e dei giocattoli. Sì, è l'antica fiera di Sant'Egidio, tanto antica che gli storici lancianisti, secondo la tradizione, la fanno addirittura risalire all'epoca romana. In realtà, appunto, non abbiamo prove di tutto ciò, e quello che sappiamo è che il primo settembre segnava l'inizio delle fiere di Lanciano. A mezzogiorno il Masto Giurato si recava al centro della piana sulla quale le fiere si svolgevano e con l'alzabandiera dava l'inizio, appunto, dell'apertura dei mercati, il grande mercato lancianese. Ed è probabilmente che per questa ragione si è consolidata la consuetudine di svolgere prima dell'apertura di questo grande mercato un mercato delle cose minute, più piccolo, e quelli che a Lanciano vengono chiamate le pazziarill. Queste campanelle di terracotta che vengono messe lungo tutto il corso e in piazza Plebiscito per essere vendute.
Si trattava di un mercato fatto di piccoli oggetti che gli artigiani, ma anche i contadini, potevano realizzare nel loro tempo libero per incrementare quelle che erano, diciamo, quella che era la loro attività economica e quindi gli introiti per la famiglia. E spesso appunto erano oggetti, gli oggetti che loro producevano, realizzati in miniatura. Oggi c'è rimasta appunto la campanella come oggetto simbolo, ma in realtà appunto negli anni passati ciascun artigiano realizzava dei piccoli giocattoli appunto e che venivano poi scambiati come dono. La tradizione vuole che la sposa regalasse allo sposo un piccolo salvadanaio, lucicinelle, che doveva invitarlo al risparmio, a gestire bene quella che era l'economia familiare, mentre lo sposo regalava uno spago intrecciato al quale erano legati dei piccoli tegami di terracotta. C'era poi anche i contadini realizzavano dei cesti dei piccoli cestini in vimini che venivano riempiti di alle volte dolciumi, alle volte dei fiori, e anche questi scambiati in segno di omaggio. Tutti gli altri artigiani, poi i falegnami, i lattonieri, che a Lanciano erano numerosi, realizzavano appunto dei piccoli giocattoli ed era l'occasione anche per i bambini per ricevere un piccolo dono. Ovviamente poi con lo sviluppo economico, col consumismo anche, questa tradizione semplice e in realtà tanto, tanto intima anche ha visto trasformare la Fiera di Sant'Egidio in un vero e proprio grande mercato del giocattolo, dove ci sono appunto i giocattoli di produzione industriale, ma che si sono andati ad affiancare agli oggetti tipici della nostra tradizione. Ecco, Lanciano, a proposito del giocattolo, aveva anche una industria. Sì, Lanciano, quando noi eravamo bambini, aveva una grande industria che produceva anche giocattoli molto interessanti, perché erano giocattoli scientifici, ricordo, c'era il piccolo chimico, c'era il proiettore, che, diciamo, con il quale era possibile vedere dei film, e i cui padiglioni appunto ancora esistono nella zona industriale. E con questa festa iniziano anche le feste di settembre. Sì, feste di settembre che cominciano un po' in anticipo in realtà, molti se ne rendono conto. Sant'Egidio è il primo di settembre, noi lo festeggiamo il 31, ma per una ragione molto semplice, perché fino a 100 anni fa il cambio di data non era alla mezzanotte come nostra abitudine, ma era al tramonto, quindi per loro il tramonto del 31, quando appunto si cominciano a montare i banchi sulla piazza e lungo il corso, era già il primo di settembre, quindi era giustificato il fatto di chiamarla Fiera di Sant'Egidio. Sant'Egidio poi è anche una contrada molto importante, era una più vicina praticamente al centro storico, una stretta connessione con la città, perché è la zona ricca di acque dove venivano prodotti gli ortaggi che servivano all'alimentazione, al rifornimento di cibo della città. E Sant'Egidio è anche un santo di venerazione molto antica. La chiesa, sempre secondo quanto riportata dagli storici, ma purtroppo l'edificio originale è andato distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale, venne costruita addirittura su delle fondamenta di epoca romana. È un santo di venerazione carolingia, cioè la devozione nei suoi confronti arriva qui dopo il IX secolo appunto con la dominazione carolingia. Poi c'è il dono e le tre giornate settembrine, 14, 15 e 16. Il dono appunto rappresenta la vera festa della Madonna del Ponte, la cattedrale dedicata appunto a Maria Nascente, la cui festa si celebra l'8 settembre, e appunto c'è la celebrazione del dono sulla quale non abbiamo notizie storiche molto precise. Nasce appunto dall'omaggio da parte delle contrade con i donativi che erano in passato costituiti soprattutto da grano, essendo per i contadini piuttosto complicato trasformare il loro prodotto cioè fare un'offerta in denaro, quindi poi appunto chi compra il grano in genere lo acquista tuttora in grandi quantità, e quindi poi c'era l'asta per la vendita del ricavato, e in coda si sono aggiunte appunto 13, 14 e 15 le celebrazioni che ricordano l'incoronazione della Madonna del Ponte. La statua, come saprete sicuramente, vennero donate due corone d'oro da parte del capitolo Vaticano,
e incoronazione avvenuta nel 1833, quindi siamo alla 179esima edizione. E poi in coda ancora c'è il 16 di settembre, che appunto è andato ad attaccarsi alle feste dell'incoronazione, e in realtà è la data che ricorda la visita del re di Napoli a Lanciano nel 1832, quindi un anno prima che iniziassero le feste di settembre. In quell'occasione la città di Lanciano si impegnò a ricordare appunto la visita dei sovrani in perpetuo nel corso degli anni, e poi appunto hanno continuato a farlo anche quando in realtà di questo evento si è persa la memoria. Una bella ripresa per la mia ragazza, mi raccomando. Va bene, dai. Ciao dell'antenato. Siamo tra gli stand della Fiera del Giocattolo, la festa di Sant'Egidio, signora. Una fra le tante ad esporre e a vendere campanelle. Da quanto tempo venite qui? Parecchi anni, 50 anni. 50 anni? Quanti anni è che siamo qua? Che vendiamo qua? Sarà, diciamo, dagli anni 50. Dagli anni 50, quindi abbiamo superato anche gli altri 50, siamo nel nuovo secolo. No, io tengo 63 anni, 63 anni, quindi dagli anni 50, tramite mio padre, mia madre, e poi abbiamo continuato. Adesso i figli piccolini, adesso sono diventati grandi, sono autonomi. Quindi un'attività che avete ereditato e che di generazione... Prima vendevamo i giocattoli. Poi alla fine vendo quella roba di campagna che produciamo noi, facciamo noi, tutta roba artigianale. Le campanelle che si vendono di più quali sono? Beh, oddio, sono ancora quelle tradizionali, però i cartoni animati, questa è una novità che purtroppo se vuole molto lavoro, che cominciamo il mese di gennaio, febbraio, finiamo fino a agosto. Quindi preparate dall'inizio dell'anno questa... È tempo perso, perché io faccio l'ambulante, quindi altri articoli lo faccio due volte all'anno, Vasto e Lanciano. Titolare è lei. La signora è la titolare, quella che riscuote i soldi. No, non riscuote i soldi. Come va con la crisi, signora? C'è gente che compra lo stesso? Di me, cioè, se una volta compravano se gli piaceva, adesso comprano solo se gli serve. Cioè, io già mi sono occupato pure lui. Mio figlio si è occupato della Honda, si è occupato, tengo a fare anche a io, cioè, non fanno insieme. Niente. In giro tra le bancarelle qui a Lanciano? In giro per le bancarelle di Lanciano, perché purtroppo, fortunatamente, ho delle amiche lancianesi. Dunque, mi hanno invitato a questa festa di Sant'Egidio, che un po' assomiglia alla festa che si fa il 16 di agosto a Vasto, che è quella di San Rocco, dunque anche festa delle campanelle, e oggi mi sono fatta la giornata qui a Lanciano per la festa di Sant'Egidio. C'è ancora qualcosa da scoprire, più che altro sulla vera tradizione di Sant'Egidio, che ancora non conosco, però sicuramente pomeriggio inoltrato le mie amiche mi spiegheranno bene la festa di Sant'Egidio. Comunque è una bella realtà, anche perché oramai, conoscendo un po' di più Lanciano, mi sono reso conto che effettivamente a livello di tradizioni è una cosa piacevole qua, veramente ci tengono, e i cittadini lancianesi sono veramente orgogliosi di queste festicciole, compresa questa di Sant'Egidio che viene svolta qui nel centro. Ecco. A chi compriamo la campanella quest'anno?
Allora, le campanelle facciamo rimanere un po' di soldini a vasto. Le campanelle già le ho comprate a San Rocco e fatti il regalo a chi di dovere. Più che altro il regalo me l'hanno fatto le mie amiche, dunque mi hanno comprato ognuna una campanella particolare qua che ho trovato qui sui banconi, una riguardante la damigiana del vino, sapendo che amo bere, non il vino, un po' di birra, però ci hanno associato questa campanellina del vino che dice il vino rende il cuore dell'uomo più buono. E forse è una cosa che mi si addice molto, sì. Stasera è così, come prima di te. Giocattoli, campanelle, tra questi stand, tra queste bancarelle, incontriamo Umberto Nasuti, proprio della contrada di Sant'Egidio. Questa festa? Allora, la festa di Sant'Egidio della contrada è il 1° di settembre, mi permetto di precisarlo perché quella di oggi invece è una festa bellissima che io apprezzo tantissimo. E direi questo, che nelle città normali i bambini aspettano la Befana e Babbo Natale, nelle città che hanno antiche tradizioni come Lanciano aspettano la Befana, Babbo Natale e Sant'Egidio. Ed eccoci qua in una festa per i bambini dove tutti acquistano i giocattoli. Ed anche le campanelle. Certo, anche le campanelle che tra l'altro sono di Sant'Egidio, la contrada da cui io provengo. E le campanelle, i mariti alle spose, i fidanzati alle fidanzate e Umberto Nasuti? Umberto Nasuti sono tanti anni che regala la campanella alla sua moglie e ai suoi bambini, 3 bambini. Stefano Angelucci Marino, direttore artistico delle feste di settembre, del settembre lancianese. Ecco, la grande festa è iniziata. La grande festa è iniziata nel migliore dei modi. La Fiera di Sant'Egidio, come sempre, è una fiera partecipata, bella, grande e importante. Quest'anno poi abbiamo cercato di arricchirla con gli acquarellisti che sono in giro a immortalare momenti della fiera, i fotografi di Luca Di Francesco Antonio anche con Arena 7 sono in giro, gli artigiani, coloro che espongono, vendono, la gente è tanta, il tempo ci sta assistendo, insomma credo veramente che la partenza sia, come si dice, azzeccata. Va dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore. Poi gli dà. Siamo in una delle botteghe artigianali più antiche della città di Lanciano, nella Tana dell'Arte ed anche Tana della Terracotta. Come nasce, Dario Taddeo, una campanella, quella di Sant'Egidio? Una campana nasce, è l'unico articolo che nasce praticamente al contrario dal tornio. Come vedete, che adesso ho finita una campana e quindi nasce al contrario, perché dopo che si asciuga un po', una volta fatta, la si rovescia e ci si mette il manico. Capito, vedete? E come vedete, contrariamente agli altri oggetti, nasce al contrario. Certo. E poi c'è tutto il resto dopo, certamente dopo viene cotta la prima cottura, a 980 gradi esce fuori il grezzo, il biscotto di questa campana, che poi viene smaltato, decorato e ricotto nuovamente a circa 940 gradi. Voi realizzate campane di tutte le dimensioni? Sì, da mio nonno e quindi poi mio padre, certamente di tutte le dimensioni, da quelle che hanno un diametro di, diciamo, addirittura un centimetro a quelle a qualche una gigante di 50 centimetri. Naturalmente quelle più vendute sono quelle, diciamo, quelle medie, campane che hanno un'altezza di 10, dagli 8 ai 12 centimetri, quelle che più vanno.
Quelle che lo sposo regala alla sposa. Sì, più o meno, sì. Ancora di più quelle proprio piccoline, diciamo da circa 3 centimetri, però diciamo che dai 3 ai 12 centimetri sono quelle più vendute, come altezza e come diametro, che più o meno se la danno. Qui tutte in terracotta? Sì, tutta diciamo in ceramica, perché in terracotta venivano chiamate alcune che sono ancora le tradizionali, che hanno solo una cottura e poi ci hanno passato fuori all'esterno una tempera con delle righe, e quelle che possono essere definite certamente di terracotta perché hanno solo una cottura, ma la maggior parte di tutte quelle che si fanno attualmente hanno la seconda cottura e quindi sono campane di ceramica. Vedete, la campana nasce al contrario sul tornio, poi quando si essicca meglio di come adesso, perché certamente è ancora fresca, la si capovolge, vedete, ma però quando si secca un po' meglio, poi ci si mette il manico, sempre realizzato manualmente, vedete, sul tornio, e vi faccio vedere come. Possono essere vari tipi di manico naturalmente. Adesso mettiamo quello più tradizionale, adesso ce l'appunto soltanto perché non avete, la campana è troppo fresca, e sarebbe così, vedete, questo è il manico. Ripeto, si dovrebbe asciugare di più la campana e poterlo mettere. Poi ci si fa questo buco qua dove passa il filo per legare il battocchio, quindi questo buco serve per legare il battocchio e il filo del battocchio alla campana. Poi la si lascia asciugare per 2-3 giorni in base alla temperatura esterna che c'è, e si cuoce con la prima cottura a 980 gradi di calore. Quindi da questa prima cottura, che dura circa 11-12 ore, esce fuori chiamato il grezzo, chiamato biscotto nei termini ceramici, che questo biscotto viene smaltato, sempre tutto facciamo manualmente, quindi per immersione così, sempre manualmente, non con spruzzi vari, e vengono poi decorate dalle pittrici, quindi una a una, sempre tutte esclusivamente a mano, e ricotte una seconda cottura a circa 930 gradi, e poi sembra cottura sempre che dura i suoi 10-11 ore, e poi il prodotto viene finito. C'è diversi passaggi, naturalmente il battocchio lo si fa manualmente, la pallina che chiunque può fare, però pure la devi fare, come andiamo a bello, quindi ti passa praticamente per le mani diverse volte una campana, senz'altro c'è diversi passaggi. Quindi ci sono le diciamo quelle che vengono riportate da diversi anni, cioè vengono ripresentate perché vanno ancora abbastanza, e tra queste ci stanno le classiche con il campanile, con qualche monumento del diocresiano, quelle portafortuna, quindi con le coccinelle, quelle con i segni zodiacali, le squadre, i trabocchi. Queste sono da diversi anni che le portiamo perché sono campane che ancora hanno un buon mercato, e quindi le continuiamo tranquillamente a riproporre. E poi se ne fanno sempre di nuove, sia con delle fasce sempre decorate in ceramica, e quindi fasce di tutti i tipi, insomma, e sia praticamente particolari, fino a che addirittura al messicano, con tutto il vario cappello che c'ha, e quindi quindi messicano, sceriffo, quindi la lampadina addirittura, no, con le varie scritte, non so, la lampadina che mi accende, la lampadina che ti illumina, capito? Si cerca di pensarne di tutto e di più. E quindi la lampadina, poi che altro ancora di nuovo? Vabbè, l'angioletto, che pure da diversi anni lo portiamo, il fungo, il funghetto, sempre novità che cerchiamo di aggiungere, la bombolina abruzzese e compagnia via. Insomma, un lavoro di fantasia. Senza dubbio, ma in questo lavoro, in tutti gli oggetti, pure al di fuori del Sant'Egidio delle campane, la fantasia è l'elemento primario per farlo, senza dubbi. Fantasia infinita da vendere. Senza dubbi. Quante campanelle preparate per la festa di Sant'Egidio? Certamente non le contiamo, sono sempre un grosso numero, ma diciamo così, intorno potrebbero essere 2000, ma non perché vengono tutte certamente vendute,
però intanto uno se le fa, perché non è roba che va fuori né fuori moda e né si avaria nel tempo, e quindi praticamente poi durante l'anno noi ci stanno dei turisti, persone che sanno della tradizione, e quindi vengono al negozio, lo sanno di questa tradizione e continuano a comprarle, quindi tranquillamente si consumano anche durante il resto dell'anno. Quindi noi ne facciamo un numero che non andiamo a contare, ma sempre molto maggiore a quella che poi sarà la vendita, però la vendita senz'altro sono vendite buone, diciamo, insomma. Però è vero anche che una volta, quando io lo facevo da piccolo con mio padre, le campane le andavano a vendere mio padre, altri 3-4 vasai e magari un paio di commercianti, quindi magari arrivavano in piazza, esempio, non posso sapere, 10.000 campane. Adesso le vengono a vendere tutti gli ambulanti, i generici che normalmente vendono altri prodotti durante l'anno, e in piazza arrivano 1 milione di campane, capito? Invece prima erano quelli che le facevano che le vendevano, tutto qua. Avete anche richieste, che ne so, da fuori Lanciano, dall'estero? Sì, vabbè, ma riferito alla campana? Sì. Vabbè, capita, certamente, non è che ci stanno delle richieste proprio specifiche e continue, però capita di fare campane che ogni tanto pure a qualche emigrante che sta in America e che magari c'ha un ristorante e le vuole usare come gadget per il ristorante, oppure fa un anniversario di compleanno o di matrimonio e magari sceglie la campana per fare la bomboniera. Sono tanti questi eventi che capitano sia di gente dall'estero che di gente locale, no? Per esempio anche quest'anno ci è capitato che una persona che ha fatto fare 50 anni proprio il giorno Sant'Egidio ha ordinato un centinaio di campane, un'altra persona che si sposa il giorno di Sant'Egidio, no, il giorno dopo mi sembra, e ne ha ordinato lo stesso 200, insomma tutte queste cose qua capitano normalmente. Questo che ti sto facendo adesso, altri articoli, fate una bottiglietta. Posso fare un'altra bottiglia, un altro articolo diverso, volete? Potete fare tutto. No, no, perché vi faccio vedere mo. Vi faccio la bottiglia che adesso ve la vado a tagliare. Vi faccio vedere. Questa è una bottiglietta mo d'arredamento fatta sempre in miniatura, perché per tutti gli oggetti più grandi si fanno uno a uno sul piatto, cioè si mette una pallina e si fa una caraffa da un litro, si mette un'altra pallina, però quando bisogna fare oggettistica piccolina è possibile lavorare con questa tecnica dove si mette un bel po' d'argilla e si sfila un oggetto dietro l'altro. Quindi faccio questa bottiglietta, vedete, solo di arredamento, così di bellezza, poi che può sembrare tutta chiusa con il collo che ha. Poi ve la apro e vi faccio vedere che questa in fondo era tutta aperta con le varie proporzioni. Vedete qua? Vedete dell'apertura? Vedete come è lavorato? Insomma. Anche se poteva sembrare chiusa, però non lo è. Da quanto tempo realizzate campanelle e lavorate terracotta e ceramica? Ma io ho 50 anni e questo lavoro ho iniziato a fare da quando avevo circa 11 anni. Quando finiva la scuola naturalmente, e poi proprio a 15 anni che ho finito con la terza media l'ho iniziato a fare proprio per 10, 11 e anche tante ore in più al giorno, ma anche tante ore in più al giorno, tutto qua. E quindi sono, se consideriamo dai 15 anni, nemmeno gli anni prima, sono 35 anni che lo faccio. Naturalmente a impararmi del livello come mi sono imparato, e certo devo continuare ancora a imparare. Se ci tengo la pazienza, se ci vuole il tempo che ci vuole, cioè, oltre che ci vuole una cosa, una grande passione, e poi certamente come tanti mestieri non si finiscono mai di imparare. E queste, signora, sono campanelle un po' speciali? Sì, sono campanelle speciali perché vengono fatte durante, cioè per un matrimonio, oppure ne abbiamo fatte tante per un battesimo, per vari battesimi, comunioni, nei periodi proprio che vanno dal fine agosto, dalla fine alla settimana dopo di agosto, proprio è un simbolo di questo periodo per questi sposi. Quindi possiamo notare anche questa scritta, la dedica, la dedica, i nomi degli sposi e con la data, e che sta proprio a indicare nel periodo in cui viene fatto il matrimonio. Quindi come simbolo è la campanella, così abbiamo fatto per una bambina, un battesimo, per comunione e tante altre situazioni, diciamo, proprio questo oggetto viene scelto, la campanella.
Giuseppe Rosato di Lanciano. Sì. Qui che cosa ha portato? Che cosa vende? Vabbè, a parte campane, salvadanai, tegame in terracotta, io sono un produttore, li produco io e quindi abbiamo portato i prodotti tradizionali, insomma, anche di questa festa, che è Sant'Egidio, e delle caraffe in ceramica. Quindi non solo campane? Sì, diciamo che la maggior parte è la campana, poi ci si abbinano anche altre cose, che comunque il tegame di tradizione di Lanciano, salvadanaio, insomma, sono altre cose che anche come produttore noi facciamo e quindi c'è gente che ce lo richiede anche per arricchire, insomma, la festa anche di altre cose. È una festa che va bene, si vende molto? Ma oddio, è sempre una bella festa, anche se negli ultimi anni qualcosina si fa sentire, però insomma, rimane una bella festa. C'è più attenzione nell'acquisto, però insomma, gente ce n'è, insomma, anche volenterosa, speriamo sempre di più, comunque dovrebbe rimanere, se il tempo ce lo permette, dovrebbe rimanere anche quest'anno una bella festa, poi insomma, gente ce n'è in giro. Lei viene da tanti anni? Sono 35 anni, sono 35 anni che sono su questa manifestazione, prima come dipendente, da più di 20 anni come titolare, quindi una bella cosa. Tieni nonno, dagli scopi. Li devi dire ricchi. Gracias.
alla fiera di Sant'Egidio che cosa stiamo realizzando? Oggi stiamo facendo una cottura di croccante alle mandorle, prodotto tradizionale abruzzese, abbastanza conosciuto. È un prodotto abbastanza semplice che è fatto a base di zucchero e mandorle, antichissimo. Da quanto tempo venite qui? Sono tre generazioni, mio nonno, mio padre e io. Io da 25 anni, poi mio padre e mio nonno, tantissimi anni. Sempre qui, Piazza Plebiscito. A Lanciano. La città delle fiere, la città delle feste. La città delle feste, dei divertimenti e delle giuste emozioni. Voi da dove venite? Abruzzo Teramo. No, prego. Abbiamo le case piene, guarda. Che campanelle troviamo in questo stand? Guarda, ti dico, già è il primo anno che faccio tanto, quindi quello che mi è passato per la mente ho fatto praticamente. Ciò che mi è venuto in testa ho creato. E quindi? Quindi si possono trovare dai fiori, dalle coccinelle, insomma, sono molti portafortuna e possiamo trovare anche qualcosa fatto a mano. Come si può vedere, campanelle realizzate a mano appunto con l'uncinetto. Qui giocattoli. Qui sì, giocattoli e giocattoli veramente eccezionali perché sono tutti in legno, riportati a come era una volta il giocattolo, veramente è tutta roba nostra italiana, europea che viene dalla Germania, ben rifinita e ben fatta, insomma, giocattolo che non fa male al bambino. Il primo anno che venite qui? No, io sono ormai 22 anni che vengo qui a questa fiera. Prima ci stava mia madre, adesso ho ereditato io da mia madre, in passato. E venite? Io sono di Roma, però adesso siamo in un piccolo paese qui in provincia di Pescara, si chiama Cugnoli. I giocattoli che state vendendo di più? Beh, adesso in questo momento sono più questi costruttivi tipo puzzle, oppure ecco pure le fionde, pure per il bambino, cioè, si riporta una volta tipo la fionda di legno tutta incisa con gli animali. E anche pure magari questi solitari, anche carioni, sono dei bei caroselli, carioni che le mamme lo preferiscono proprio, o quei ciondolini per i bambini piccoli, insomma poi secondo l'età quei ciondolini che vanno attaccati sopra la culla o al letto del bambino. No, lascia, forse
Una famiglia numerosa qui alla festa di Sant'Egidio. Sì, ho 3 gemelle e una più grande di 3 anni. Quindi questa sera tante campanelle. Ma certo, è la festa dei bimbi. Grazie mille.
È la festa del giocattolo, è la festa della campanella, la festa anche di tanti bimbi, ma anche la solidarietà in primo piano. Qui siamo nello stand di Nuova Acropoli. Sì, questo è lo stand di Nuova Acropoli, noi siamo un'associazione di volontariato, veniamo dall'Aquila e ormai sono tanti anni che partecipiamo a questa sagra delle campanelle e per noi è un appuntamento molto importante perché attraverso questa festa possiamo avere un ricavato per la nostra associazione e quindi per promuovere e portare avanti quelle che sono le nostre attività di volontariato. All'Aquila com'è la situazione? Migliorando. Noi attraverso le nostre attività cerchiamo comunque di portare anche un po' di allegria anche per i bambini, per gli anziani e cerchiamo comunque di nel nostro piccolo fare qualcosa di buono e di utile. In particolare di che cosa vi occupate? Noi ci occupiamo sia di protezione civile, quindi in questo periodo ad esempio antincendio boschivo, servizi d'ordine e poi anche di volontariato, assistenza agli anziani, animazione per bambini e tante altre attività rivolte comunque al cittadino. Le campanelle che vanno per la maggiore? Beh, ho notato che qui a Lanciano va molto l'amore, la linea amore e anche per i bambini piacciono sempre. Sposa, mi accanta il cestino. Ottimo, ottimo, quindi fa fatica, sta fuori. Una volta si è accattato un macarnato. Stavolta te l'ha fatto un macarnato. Sì e no. No. Parlate tra voi. Diamani. E qui allo stand del canile di Lanciano, durante la festa di Sant'Egidio, ci sono campanelle realizzate all'uncinetto. Allora, questa è una passione che ho io all'uncinetto, quindi le realizzo durante tutto l'anno e invece la mia collega le fa quelle di coccio, così in pratica tutto quello che ricaviamo va devoluto tutto al canile di Lanciano. Quanto tempo avete impiegato per realizzare questo? Questo ci ho messo tutto un anno per fare tutte queste cose qui. È una passione o un mestiere? No, è una passione che ho assolutamente. Prendi l'artista.
Clown Eric, a volte basta poco per far divertire i bambini. Infatti, basta pochissimo. Noi siamo un'associazione di volontariato, ci chiamiamo Associazione di Volontariato Rico Clown Vasto Onlus. Siamo presenti come clown, volontari, ci occupiamo di clown terapia, senza chiedere niente, proprio volontari puri, all'ospedale di Lanciano. Mi sta gocciolando l'acqua! All'ospedale di Lanciano, nel reparto di pediatria e geriatria, quindi dai piccoli ai più grandi, all'ospedale di Vasto in tutti i reparti e all'ospedale di Termoli in alcuni reparti. Facciamo volontariato in questi tre ospedali con grande successo dal 2004, quindi con grande successo, e basta veramente poco. Che cosa ci vuole? Ci vuole il sorriso, ci vuole la voglia di divertirsi insieme, e per un attimo il reparto, la camera dove il piccolino, il grande ricoverato, diventa una festa, con piccole bolle di sapone, con micromagie, con palloncini, con gag, con canzoni, e il reparto cambia musica, cambia atmosfera, cambia colore. Basta poco, veramente poco. Noi cerchiamo volontari, è per questo che siamo qui in questa magnifica festa di Lanciano. Cerchiamo volontari per incrementare il nostro numero, per incrementare il nostro servizio qui a Lanciano, perché ci sembra un po' poco stare solo in due reparti. Ci piacerebbe allargarci. E quindi passate parola, Rico Clown Vasto Onlus, Rico Clown su Facebook, ci trovate in un attimo. E siamo presenti qui in tanti, c'è qualcuno che si diverte. Corre del buon sorriso con Dumbo. Dumbo è il nostro clown lancianese, l'unico lancianese che abbiamo. E quindi fino ad oggi, ma sicuramente ce ne saranno degli altri. Noi siamo un bel gruppo di Vasto, ma siamo anche di Termoli, diciamo della zona vastese. E siamo presenti nelle piazze per sostenerci, perché altrimenti non avremo altre fonti di sostentamento. E con il sorriso dei clown da Piazza Plebiscito alla Festa delle Campanelle, Festa di Sant'Egidio e Fiera del Giocattolo, vi salutiamo. Da Abruzzo Live un caro saluto a tutti voi. Aspetta,